se indovino la nazione posso comprare un giocatore di quella nazione. Ma se sbaglio dovrò comprare un bronzino. E se perdo scarto la squadra. Ragazzi, non vi voglio dire niente, ma forse martedì alla solita ora, quindi 14:15, invece di un video ci potrebbe essere una live qui su YouTube. È una cosa incredibile, quindi vedremo, vedremo. E venerdì, nuova serie. Salve a tutti ragazzi e bentornati nel Show Show. Siamo tornati con una nuova sfida su FIFA. Oggi è difficile, oggi abbiamo bisogno delle nostre reminiscenze di geografia. Abbiamo già fatto altre sfide qui in alto, altre le potete suggerire sotto nei commenti. Me ne state suggerendo un sacco e mi sto divertendo anche per fare un qualcosa di diverso. FIFA sta già al cimitero, se andate al cimitero vi capita, sicuramente beccate... Sta pure FIFA 23. Lasciate mi piace, iscrivetevi al canale per non perdervi altri video così. Iniziamo. Ora si illuminerà il paese. Dobbiamo dire qual è. Cazzarola. Allora, America del Nord, Canada. Ragazzi, stavo vedendo gli Stati Uniti. Poi ho detto no, è impossibile. Vabbè, questa era semplice. Canada chi c'è? Alfonsino. Cerchiamo di farlo un po' meme, ma anche mettere dei giocatori importanti, perché così alziamo il livello di sfida. Che da una parte è ovvio che se metto giocatori troppo forti poi è troppo facile. Cerchiamo di farlo perfettamente bilanciato, come tutto dovrebbe essere. Dici Canada, pensi Alfonso Davis. Però no. Ragazzi, guardate, questi sono più forti. E comunque, oh, zitto zitto, il Canada non è il malvagissimo. Io ho questi due, Bognan. Mazza, questo non è manco male. Dove lo posso mettere? Pure centrocampista. Lo sai che questo centrocampista centrale male non fa? Però ragazzi, no, voglio prendere lui. Ci metto un Davy. Questo ragazzi era fortissimo. Sì, 5 de debole. David, vai in campo. Il tuo posto è l'attacco. Primo attaccante canadese. Ci posso stare, ci posso stare. Questo mi sembra una bella bestia. Prossimo. Ah vabbè, facile ragazzi. Questa è Francia. C'è pure la Corsica illuminata. Dammelo più difficile. Io voglio quelli tosti ragazzi. Per i francesi possiamo fare quello che ci pare. Ovviamente possiamo metterli in qualsiasi punto, sono tutti forti. E invece andiamo a mettere il terzino destro francese, perché non ce ne stanno tanti e non ce ne stanno forti soprattutto. Ma soprattutto ce l'ho già. Mettiamo Klaus con ben 99 di passaggio. Me l'ero dimenticato che avevano fatto questa carta. Una cosa, quando vedete non scambiabile, perché magari ce l'ho già, ma non vi preoccupate che se dobbiamo scartarlo lo andiamo a comprare e poi lo scartiamo. La nostra squadra non ci avrà mai l'intesa. Caspita, Brasile per caso? Sì! Sì, ragazzi, giuro. Cile, che a parte dica, che cacchio dici di Cile? Argentina, ma che cacchio dici? Brasile. Per il Brasile ho scelto Bremer. Mi sembra abbastanza forte. Lo mettiamo difensore centrale. Il giusto. Mi sta di bene con le nazioni. Però voglio quelle un po' più difficili. Ovviamente voi potete provare a giocare insieme a me, eh. Vai, quarta. Ah, vabbè, ma tutte semplici, ragazzi. È Australia. Dai, lo prendo solo perché il giocatore può essere esotico. Questi sono i giocatori australiani che ho nel club. Mi sa che dobbiamo andare a comprare qualcuno. I più forti sono Kiwell. Cahill. Chi è sto baffone? Questo ci dice testa zitti. Tutti penserete Kiwell, ma io prendo Cahill e lo metto centrocampista centrale. Lui lo può fare, vero? Sì, lo può fare. Cahill centrocampista centrale, che non ci azzecca un cacchio. Ce lo voglio. Badabom! Cioè i pugni infuocati, i pugni elettrici. Ma che è sta roba? Cosa bellissima che noto solo ora. C'ha la maglia dell'Everton, ma la carta è dell'MLS. Famola una cosa giusta FIFA. Inizialmente volevo fare questo gioco con GeoGuessr. Ho detto, vabbè, troppo difficile. Magari se superiamo i 30.000 mi piace lo possiamo fare, eh. Oh, allora, sta... è il Messico, ragazzi. Sta sotto gli Stati Uniti. È il Messico. Sì. Per il Messico, però, qua vi stupisco. Ce ne stanno diversi, devo dire. Oddio, c'era Campos. L'ho trovato 60 volte. Marquez l'ho trovato 60 volte. Cioè, sarebbe Lozano. In realtà, ci sarebbero un po' di situazioni, eh. Però, voglio usare. La voglio proprio buttare in caciara. E soprattutto, voglio scegliere un giocatore che difficilmente potrete vedere in un mio video. Ma è fortissimo. Hugo Sanchez. Veramente sgravata. Soprattutto perché questa era una carta che potevi fare solo con l'SBC. E a sto punto, ragazzi, essendo super rara e soprattutto se la scarto bestemmio perché mi è costata 700k, mettiamo Hugo Sanchez. Prossimo. Aspetta, è l'India. Oh, no. Quindi per la terza volta. Eh no, quello è bronzino. Chi prendo India, ragazzi? Giocatori indiani. Ci sono tutti quei pipponi. I giocatori dell'India sono scarsi a priori. Quindi questo è come se fosse un bronzone. C'è solo un giocatore che tutti vorrebbero rivedere in campo. Ed è proprio lui. Zabas, il portiere più scarso del gioco. Anche per renderlo un po' meme, per alzare la difficoltà, mettiamolo lì dietro. Mamma mia, ragazzi, guarda che squadra. C'ho i brividi solo a provarla. Qua, ragazzi, ci stava poco da fare. Chi prendi, prendi. Però almeno prendiamolo meme. Mo potrei sbagliare. Però è l'ultimo. L'ultima nazione dell'Africa sarà il Sudafrica. Non lo so. Mi fosse capitato questo, non c'ho idea. Questo non c'ho idea, non c'ho idea, non c'ho idea. Ma se mi dai l'ultima dell'Africa sarà il Sudafrica.
Quando succedono queste cose mi sento intelligente, non so il perché. Mo Sudafrica, chi ci sta dei giocatori del Sudafrica? Sudafrica non ho idea di chi ci possa essere. Vediamo un po'. Swane o Saleng? Minchia, adesso corre. No, però è in posizioni troppo... Voglio altro. Ma sai che ha messo Lebusa? Mi intriga. 70 velocità, 72 di difesa. Ma vieni te, va. Lebusa, 400 crediti. Secondo me invece questo qui non è male. Che ci manca? Centrocampisti esterni e un terzino. Dammi buone nazioni. Dammi Italia, dammi Italia. Oh, caspita. È Svezia? È Svezia o è Finlandia? È Svezia? Mamma mia. Oh, raga, le sono tutte. Questa è la Norvegia, questa è la Svezia e questa è la Finlandia. Ce n'è una su tre. Allora, ragazzi, per la Svezia cioè, abbiamo un sacco di possibilità. Voi penserete Ibrahimovic, Brolin, Kulusevski. Io invece metto Ljungberg. Ljungberg a sinistra, sì, è in prestito, ma vale quello che ci siamo detti. Se si scarta, si compra e lo cacciamo. Oh, due Iro ho messo pure. Che squadra esotica. Dacci qualcosa in Europa. Che cazzo la ne so? Il Marocco? No, 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 no. L'Algeria. No, il Marocco è questo, tra l'altro. Poi Algeria mi prendevo Marez. Potevo prendere un sacco di giocatori. Ragazzi, ci tocca il bronzino. Torna lui. Un Junji. Non credo si chiami così. Il terzino sinistro più scarso del gioco. Torna lui. Vatti a riprendere il tuo posto. Ultime due posizioni, ragazzi. Spero belle nazionalità perché la difesa è orribile. Siamo tipo la meme del cavallo. Il culo brutto, la faccia bella. Ma no, non è il Giappone. Sì, è il Giappone, è il Giappone. So perché lo stavo confondendo con sta parte della Russia. No, se me fosse uscito prima avrei messo Yuto Nakatomo a sinistra. Invece qua, ragazzi, il giapponese più forte sul gioco è Nakata. Però non lo prenderò perché sennò sono tutti a Hiro. Ammetto lui a destra, Dohan, che sembra pure una bella carta. Forse l'ho usata una volta. Metto lui, eppure già è di... Benissimo. Ultimo. Allora, questo è il nostro ultimo giocatore. E sarà tedesco? Sì. La squadra forse ce l'abbiamo. Cioè, voglio andare un po' più avanti. Vediamo qua se c'è qualcosa un po' più difficile. Italia. Germania. Voglio sgravare. È buono, non meta, ma se lo scartiamo, arrivano direttamente lassù. Lui, Ballack. Oh, vabbè, ti devo dire. Abbiamo costruito una squadra particolarmente esotica. Penso divertente da utilizzare. Ma adesso la proviamo. Se perdiamo una partita, scartiamo tutti. E qua stiamo quasi sui 2 milioni, eh. Questo era più bello. Boh. Sri Lanka, vabbè, mo sta mandando proprio a livello quello boss. No, non lo posso sapere. No, non lo so chi è quello là in mezzo. L'Iceland. Vabbè, ragazzi, se avessimo fatto questo sarebbe stato molto più difficile. No, non lo so. L'Arabia Saudita. Non le so, ragazzi. Meno male che abbiamo fatto le prime 11. Sarebbero stati già tre bronzini. E questo è il Cile. Ole. Vai, vedi, vedi, vedi. Andiamo in Sud America. Ne so, ne so. Però se andiamo, per esempio, ragazzi, Asia, Medio Oriente, sono un po' scarsetto. E invece in Africa. Secondo me questa è la Costa d'Avorio. Senti che te dico. Sì. Non lo so. Poi c'è pochissimo Indonesia. Poi c'è pochissimo tempo. A parte, ragazzi, o la sai o non la sai. Altrimenti dobbiamo tipo mettere pausa. Questa è la Grecia. Qua non ci possiamo sbagliare. Almeno in Europa non devo sbagliare. Questo è il Madagascar. Bravo. Che cazzarola ne posso sapere. E l'Afghanistan. Vai, l'ultimo. Uruguay. Eccoci, ragazzi, siamo pronti a giocare con questa squadra. Ma sono le 11:30, stanno dormendo tutti. Non glielo ho detto a mia moglie, quindi diciamo che si alzano un pelino le possibilità di perdere. Quindi caffettino e let's go. Non perdiamo perché sennò impazzisco, eh. Perché altro mi dispiacerebbe per Ballack e soprattutto Sanchez, che è veramente forte. Non è proprio quello che ti ruba l'occhio. Thiago Silva. Mi sta benissimo. Vabbè, vabbè, ragazzi, vabbè. Questo è peggio di me. Guarda David, oh. Oh, ma dove va David così? Dove va David così? Oh, abbiatolo. Ah, sono un po' curioso di vedere Ljungberg come si comporta. Eccolo Ljungberg. Freddy Ljungberg. C'aveva una cresta rossa quando giocava all'Arsenal. Era pauroso. Eccolo Freddy Ljungberg. Però Freddy. Cioè, qualcosa falla. Partendo dritto per dritto. Oh. Oh, è uscita. Oh. Sosterremo sempre più. Bella Kyle. Dato Kyle era un giocatore che le prendeva tutte di testa. Non era altissimo, ma mi ricordo che le prendeva tutte. Oh, oh. Freddy Ljungberg la pennella. Ecco, le prende tutte di testa, città. Oh, Weghorst. Questo c'ha Weghorst in difesa. What the f... Oh, aviatelo. Oh, aviatelo. Oh, oh, fermatelo. Ah, beh, in porta c'ha quel pippone. Ma ha levato proprio le mani, guarda, ha levato le mani. Ha levato le mani. Buchnan, tra l'altro, mi ha segnato. Poteva essere nella mia squadra. Oh, Ljungberg. E poi fa... vabbè, signore. Donan, che ci fa qua? No, Dohan. 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 Dohan fino in fondo. Volevo farlo un po' più brutto, però segna David. Lo metto a sedere. Mazza quanto è brutto David, ma che ti è successo? L'ho fatto un po' panicare. No, La Busa. No, fermateli.
Sì, da bassa che gli ha preso. Da bassa che cosa gli ha preso? Ragazzi, parlo un po' più a bassa voce perché, come detto, si è fatta una certa. Ma qua le emozioni sono sempre le stesse. La devi segnare con le mani, con i piedi, con le gambe, con la ciola. Freddy Ljungberg. No, che cazzarola l'ha fatto? Perché? Ma perché? L'ho visto. MKL, giocatore fantastico. Questa una la busa, le busa. Vai, Don. Sì, vabbè, ciao. Vabbè, potevo fare mille altre cose, però, ragazzi, fa il gol della merda, sapete che non mi piace. Perciò, per cinese. Giù. Si chiama giù. Non è che lo devi buttare giù per davvero. Sì. Vabbè, 5 piedi debole. Ah, ragazzi, stiamo troppo chillando per quanto mi riguarda, eh. Lui c'ha oggettivamente una squadra scarsetta, però c'è una difesa orribile. Ah, ma stiamo a vincere. Allora, scusate, pensavo stessimo 1-1. Ha fatto entra Musa. Qua siamo proprio in pericolo. Signore. Allora, io farei tirare Glass. Ma che cazzo è? Allison. Sapevo Klaus tirasse le punizioni così bene. Guardalo lì, Sanchez, Hugo Sanchez ancora. Kofi Annan. Tim Cahill. Sì? Faccio vedere quanto è forte questo? Col destro, non è il suo piede. Però Allison deve mettere la mano. Allo albero, wow! Infatti. Siamo, ragazzi, preparatevi al golasso. Ma tirala De Klaus. Oggi ti trasto. Tira una bella bomba d'esterno. Questa potrebbe essere buona, eh? Può essere buona! Guarda che mi ha ripreso Allison. Santa Klaus. Con la slitta. Vabbè. Senza problemi. Santa Klaus con la slitta. No, oh, vabbè, signore. Ho usato avvolgibotta. Era stato super efficace. Errore, problemi. Dai, da bus. Godo. Figlio dello specchio. Figlio dello specchio da basso. Ecco il gol, raga. Puzza. Vai, Cahill. Come solo tu sai fare. Perso. Il medico. Ugo. Signori, andiamo a chiudere sta partita, va. Thiago Silva con lo spunto in velocità. Per questo verremo purgati adesso. Sì, da pass. Salva la partita. Niente, me lo deve fare. Fallo, albero. David, corre verso la vittoria. David, salta il portiere. David, sì. Che non esistono i falli, guardalo. La busa. È finita, tutti in attacco loro. Bremer, a centrocampo Bremer. Oh, io sono entrato dentro, ragazzi, lo devo fare. Era l'85esimo. Jonathan David, ringrazia. Ho provato a farli brutti e lo devo chiudere, ragazzi. Questa partita smella tantissimo. Ecco, statistiche a mio favore, direi. Ragazzi, non so perché, ma c'ho una brutta sensazione. Oh no, giochiamo fuori casa. Napoli, fuori casa. Oh no. Osimhen, Broly, Jorginho, Gattuso. Sto beccando squadre strane, eh. Non gioco a FIFA da una vita, ma vabbè. Andiamo, ragazzi, andiamo. La nostra è più strana ancora, eh. Per questo. Oh, Ljungberg. Hai visto Ljungberghettino? Oh, fermate con E. Oh, fermate con E. Da bus. Ah, ragazzi, aspettate che qua puzza, eh. No, qua si sente lo smello. Da bastoni no, l'accetto. 36 di tiro. Però noi non c'abbiamo il portiere. Va bene, ragazzi. Ce poteva sta. Solo Buchetto deve fare un po' di più, eh. Lui è un pazzo furioso che gioca con Maldini, terzino sinistro. A Ultekit. Uff, albero. Ehi, oh. Fuori gioco, infatti, dico. Ma che stiamo impazziti, oh. Ma che azione mi ha fatto Bremer, lei son Bremer, si incula tutti. Pure i prosciutti. Donna, che piedi quest'altro. Dai ragazzi, andiamo a pareggiare perché qua si rischia, eh. Non è possibile. Perché devo giocare con questi che memenano? Cioè, memenano. Cahill, bravo. Il guizzo.
Godo Freddy. Sapete se c'ha il capello rosso? Ma penso di sì. Vedo qualcosina di rosso. Comunque lui credo che non c'abbia terzini. Cioè non c'è terzini fermi, nel senso che attaccano. Mo lo purghiamo noi. Team Cahill resiste. Mo lo purghiamo noi. Mo lo purghiamo noi. Ecco Allison, gli mortacci di Pippo. Sim Q Fort. Sim Q Fort. Sim Q Fort. Bravo Bremer. E ora questo. Oh, questo. Oh, porco due, pure. Vabbè, ciao. Gol. Questo è troppo forte, ragazzi. Sanchez. Mandato bastoni al baretto. Mi ha preso caffè e cappuccino. Anzi, mi ha preso due tacos. Addirittura con doppio passo. Signore Kone che non salta con la sua velocità. Il terzino sinistro più scarso del gioco. Ah. Yeah. Becca adesso doppio passo, yeah. Becca adesso doppio passo. Esternaccio sul palo. Va bene. Tutte cose già viste, ovviamente. Dici, perché non giochi più la Weekend League? Ecco, no, in realtà perché ormai c'è una figlia, ragazzi, e già dormo. Perché rovinarsi le giornate? No, vabbè, in realtà perché, scusate, ma perché uno dovrebbe giocare la Weekend League? Le busa. Ci stanno dei premi orribili. Ah, Doan. Ma chi è Doan, soprattutto? Vabbè, niente ragazzi, oggi l'uomo del monte ha detto no. Guardate come si battono i calci d'angolo, eh? Tu fai una traiettoria arcuata così. Questo è il calcio d'angolo più brutto che ho mai battuto su FIFA 23. Ma ragazzi, abbiamo rischiato, ma siamo in controllo. Non dobbiamo perdere, se no dobbiamo scartare la squadra. Magumba finale, o passa il pad al figlio, al fratello, al cugino, al nipote, a tutti. No. Le busa. Sì, make you fort. Osimhen, ma purgato, ragazzi. Guarda i miei che non corrono più. Guarda i miei che non corrono. Guarda questo che dovrebbe correre. Sì, sta per succedere, ragazzi. Sta per succedere. Si sta per concretizzare quel momento. Guarda. Guarda come si concretizza quel momento. Ah, pure sua, Dai. Ma dai, è la prima. Ma non ci credo. Le bu. Dai, però Klaus, no. Non te puoi far lasciare là. Bravo, bro. Arzate, infame, arzate. No, raga, che succede? A chi? Cosa succede? Ma... Guarda, devo scartare la squadra, eh. No, ma sicuro, è quella partita, raga. No, dai. Mio Dio, signori. No, vabbè, sì. È quel game disonesto. Guarda, quel game disonesto. Guarda com'è disonesto. Guarda quanto sei disonesto, sei. La congiura di Catilina. Le catilinarie. Tiragli una bomba, David. Albertone. Oddio, chi è entrato? Mario Gomez. Dai, merci beaucoup. Bravi todos. Si make you fort. Ok, questa l'ho vista brutta, ragazzi. Mi era partito. L'è finita. Guarda. Possesso palla zero. Tutto zero. Passaggetto per cinese che non corre, oh. Mettiti gli occhiali, gli dice. Luba. Le bu. Fum, le busa. Sì, Don. Non ce la fa più. Sì, Don. Giusto così. Oh, Freddy Ljungberg. Zitto. Si fa trovare lì come un Black Mamba. Avevo detto, oh, questo è un fenomeno. Mamma mia, non potete capire. Alla fine Hugo Sanchez non ha fatto niente. Però è pure vero che stiamo cercando di mostrarvi altri giocatori, insomma, dai. Ecco. Vabbè, ma cioè, ha parato tutto Allison. Due partite, due volte Allison. Vabbè, manco il kick off glitch. Ragazzi, si make you fort. E anche oggi non si scart. Provoci la prossima. Si make you fort.